No, perché passione, la curiosità, è nata nel 60, 62-63, che sull'Intrepido c'è dei francobolli della Bulgaria con delle arnie e mi hanno incuriosito. E poi una cosa è sempre rimasta lì latente, finché nel 71 è arrivato un mio collega da un'altra zona, è venuto qua e mi ha detto, oh, si mette le api! E ho cominciato a ingranare, non capivo, accidenti. Andavo a scuola domenica a Milano in via De Amicis, ci volevamo un libretto dei frati di Trento, non so nemmeno chi siano, ma è bravo, faccio bene, con le fioriture, il tipo di apicoltura, le api, che era su e giù, spiegava bene. L'apiario è composto adesso da nove sciami, nove famiglie, ecco. Ho provato a bene 19. Ho provato nel pauroso 1900, aspetta, 79, a fare 43-44 kg per arnia, solo quell'anno. L'anno dopo 80, siccitoso, niente, poco niente. Ha fatto una mielata verde, perché il miele c'è, quello della flora, e quella delle psilli neurotidi, che nelle notti calde trasfusano questa loro succhiano molto molta linfa, la quale contiene poche vitamine e parecchi zuccheri. Per assimilare queste vitamine devo succhiare un mare di linfa, che la buttano fuori dietro e imbrattano i rami degli alberi. Lì le api vanno su, fanno la raccolta, è un miele scuro, un po' asprino, che usano gli atleti dell'Europa del Nord, perché è molto carico di sali. La voglia ci sarebbe ancora di mettere una ventina di arnie, ecco, ma per me è una cosa meravigliosa, è un hobby fantastico. Anni fa passavo tutta la giornata con le api, parlavo sempre quasi. Forse in quelle forti forti 80-90 mila api erano dentro, c'erano tre piani, erano piene. Tempi meravigliosi. Poi è arrivata la Varroa Jacobsoni, che è un acaro che aggredisce le api. L'ape impiega 21 giorni a nascere. Questa Varroa nel giro di pochissimi giorni nasce e quelli piccoli succhiano l'emolinfa alle api, le quali nascono mezze morte, non hanno più un filo di sangue, diciamo. Allora si potrebbe fare anche la battaglia contro questa maledetta Varroa. E se senza delle api non c'è l'impollinazione incrociata, per cui le frutte, le verdure, il trifoglio, lo stesso, la mia erba medica, il mais, non traggono quei vantaggi, quei benefici dell'impollinazione incrociata, cioè consanguinità senza api. E quindi rendono meno, sono più soggetti a malattie. Invece con l'impollinazione incrociata è un incrocio, no? Ovviamente, è come gli animali, esce il bello. Questo è, porterò avanti fin quando ti sarà la salute. Spero per qualche anno ancora, perché è troppo bello com'è. Io faccio le giornate qua con loro, non mangio mezzogiorno, passo il mattino quando ne avevo un po', adesso ormai. E aspetta, facevo delle foto, poi arrivano anche i ragazzi delle prima, seconda elementare, erano qua a visitare, prendevano i fuochi loro, facevano rumore il fuoco e non punge, me la cavo abbastanza bene, non sono tante api che ho, per cui non ho occasione di fare grossi lavori e trovare varie situazioni. La roba è abbastanza lineare, con poche arie. Il campo è quello.